Se ci piacciono le righe, ma abbiamo paura che le righe orizzontali ci allarghino, possiamo optare per quelle oblique. Si possono fare in vari modi. Questo maglione della Drops è lavorato come addentarsio, cioè ha più colori contemporaneamente e incrociando i fili dove c'è il cambio colore per non lasciare buchi. Però è un po' impegnativo perché qua a un certo punto possiamo avere per esempio un gomitolo grigio, uno rosso, uno bianco, uno rosso e uno grigio. E dovremo stare molto attenti a non far ingarbugliare i fili, a incrociarli bene per non avere buchi e per ottenere un aspetto decente anche sul rovescio. Invece possiamo ottenere lo stesso andamento obliquo anche con aumenti fatti sistematicamente uno dopo l'altro. Ed è su questo che si basa la maglia giapponesina di una rivista sovietica degli anni Ottanta, la maglia Camaro che si può comprare su Ravelry, o la maglia Gabbiano di Olga Kondratieva. Alcune di queste maglie mantengono le classiche quattro linee di aumenti, ma le spostano al centro della schiena, del davanti e delle maniche. I modelli come Camaro o Gabbiano, grazie a una distribuzione più articolata degli aumenti, permettono di creare in automatico anche uno scollo a V. La maglia Gabbiano è come se fosse una via di mezzo tra una maglia a sprone rotondo e una con la manica Raglan lavorata dall'alto in basso. Del Raglan ha il fatto che gli aumenti si fanno lungo certe linee stabilite. Però queste linee sono più di 4 e capitano in punti insoliti. Infatti, questo non corrisponde alle maniche. Possiamo farla più sofisticata con un sacco di accorgimenti o anche più semplice. Chi vuole la semplicità può saltare e tralasciare alcuni passaggi. Per spiegarla in breve, ho avviato le maglie che corrispondono allo scollo e ho lavorato subito la rifinitura, un semplice rotolino a maglia rasata. Chi lo vuole doppio come me nel video troverà come segnare queste maglie da riprendere maglia finita per lavorare questo rotolino interno. Chi non se la sente può limitarsi al singolo rotolino, magari più abbondante. Poi ho diviso le maglie in 7 parti, 1, 2 più grandi e 1, 2, 3, 4, 5 più piccole. E come in un raglan ho fatto i classici 8 aumenti ogni 2 giri per un po' di tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi ho cambiato il ritmo e nel video spiego come farlo a seconda del fisico. Quando lo sprone ha raggiunto l'altezza desiderata, grazie a questi aumenti, qua davanti si è formato come un cuneo. E invece la schiena era più corta. Ho diviso le maniche del corpo, ho avviato i sottomanica e per incorporare questo cuneo, per unirlo alla schiena, per un po' di tempo ho lavorato a ferri accorciati la schiena e un po' del davanti, incorporando man mano queste maglie. Quando ho incorporato tutto questo cuneo, ho lavorato in tondo a semplice maglia rasata. Poi ho ripreso le maglie delle maniche e ho lavorato le maniche senza stringerle troppo in fondo. Ho fatto le diminuzioni ogni 10 ferri circa e dopo in fondo ho fatto anche qua il rotolino a maglia rasata, come anche in fondo alla maglia. A proposito degli accorgimenti, ho fatto sulla schiena le riprese per il punto vita per evitare l'eccedenza che in noi donne, grazie al posteriore pronunciato, certe volte si forma nel punto vita. Lavoriamo un campione abbastanza grande con tutti i filati che vogliamo usare per vedere se stanno bene insieme e soprattutto se sullo stesso numero di maglie ci danno la stessa larghezza. L'altezza non è cruciale perché potremo lavorare qualche ferro in più o in meno. Per esempio, questo giallo, lavorato con gli stessi ferri numero 5 usati per gli altri due, mi dava un campione più largo. E allora l'ho stretto usando i ferri di mezzo numero più sottili, 4 e mezzo.
Se fosse stato leggermente più stretto, l'avrei allargato con efferri 5 e mezzo, mezzo numero più grandi. Possiamo giocare sulla misura dei ferri sempre entro certi limiti, mezzo numero, un numero, considerando anche che la differenza tra i ferri numero 2 e il numero 3 è enorme, tra 7 e 8 è poca. Variare leggermente la misura dei ferri per ottenere la tensione desiderata può essere utile anche a chi non vuole fare i propri calcoli, ma compra o trova una descrizione già fatta, le misure lo soddisfano e vuole seguirla pari pari. Per esempio, io dico, la mia maglia avrà una taglia 44 per una persona non molto alta. Per Sara va bene, solo che in 10 centimetri non ha 18 maglie come me, ma 17. Vuol dire che con 17 maglie arriva già a 10 centimetri e se ne lavora 18 come me è di troppo, la sua maglia verrà troppo larga. Allora le conviene prendere ferri più sottili, così il suo tessuto sarà più compatto e non le basteranno più 17 maglie per ottenere 10 centimetri, ma magari ce ne vorranno proprio 18. Se raffa viceversa in 10 centimetri a 20 maglie, se lavora solo 18 maglie come me, otterrà una maglia troppo stretta. Con efferri di mezzo numero o numero più grandi riuscirà ad ottenere una maglia più morbida, più larga e allora le basteranno anche a lei 18 maglie per fare 10 centimetri. Quindi 18 diviso 10 in un centimetro 1,8 maglie. Questo scollo può andare da 60 a 70 centimetri. Io desidero per esempio 66. 66 centimetri desiderati per 1,8 maglie in un centimetro sono quasi 120 maglie, quindi 120. Oppure possiamo fare la proporzione. 10 centimetri del campione stanno a 18 maglie, come 66 centimetri desiderati a x. X uguale 18 per 66 fratto 10 mi dà lo stesso numero, quindi devo avviare 120 maglie. Avviate le 120 maglie, non le divido come in un reglan tra il davanti, la schiena e le maniche. Alle maniche penseremo dopo. All'inizio si divide tutto a metà. E basta decidere quale sarà il davanti e quale il dietro. 120 sono 60 più 60. Le 60 maglie del davanti le divido a loro volta a metà. 30 e 30. Qua verrà lo scollo a V. Le 60 maglie del dietro le divido in 5 parti. 60 diviso 5, 12, 12, 12, 12 e 12. Se abbiamo il resto, lo aggiungiamo alla parte posteriore. Avviamo quindi le maglie, mettiamo i marcapunti e faremo gli aumenti da questa parte prima dei marcapunti. Prima, prima, prima. Dall'altra parte, simmetricamente dopo i marcapunti, dopo, dopo, dopo. Nella parte centrale del davanti, dove abbiamo lo scollo, faremo gli aumenti sia prima che dopo il marcapunti. Per questa metà vale la regola di prima, prima, prima e prima. Superato questo marcapunti, siamo nella seconda metà, dove bisogna farle dopo, 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 dopo. Ho impostato l'inizio del giro qua, dicendo così non mi confondo, faccio subito tutti gli aumenti prima dei marcapunti e poi dopo. A ragion veduta avrei potuto iniziarlo anche qua e lavorare dietro la schiena, fare gli aumenti prima dei marcapunti, poi dopo, fare l'ultimo aumento dopo l'ultimo marcapunti e iniziare il nuovo giro. Un ferro in più sul coppino non guasta mai.
preciso che lo schema che si vede nel video corrisponde a come sto lavorando, perché andando dall'alto in basso inizio qui dietro la schiena, quindi io inizio qua, ma si può iniziare anche qua e la maglia cresce così. La rifinitura può essere lavorata subito o aggiunta dopo. Se vogliamo aggiungerla dopo, prendiamo bene le misure, non la misura finale, ma quella alla base dove andrà attaccata la rifinitura. Ho preso apposta questa maglia che non c'entra niente, ma che ha una rifinitura sottilissima. Ebbene, abbiamo 2,5 cm di differenza solo su questo tratto. Se mi basassi su questa misura, dopo la rifinitura riempirebbe questo spazio e la scollatura risulterebbe più chiusa del previsto. Avvio 121 maglie con l'avvio alla nordica. Ognuno può usare l'avvio preferito. Si può avviare il numero di maglie preciso se il punto di incontro tra la fine e l'inizio vogliamo sistemarlo dopo, o una maglia in più per chiudere subito in cerchio lavorando due maglie insieme o accavallando. Io ho lavorato due maglie insieme, il codino che mi è rimasto l'ho sistemato sul marcapunti rosso che mi segnerà l'inizio del giro. Per creare il bordino arrotolato, sfrutto la proprietà della maglia rasata, la sua brutta abitudine di arrotolarsi all'inizio del lavoro. Ho lavorato 4 ferri a maglia rasata. Non so se ci vorranno 5 o 6 ferri, intanto devo fare il quinto e comincio a mettere i marcapunti. In previsione di lavorare questo bordino arrotolato doppio, per poter poi trovare facilmente le maglie per lavorare con un altro colore, aggiungo un filo che incrocio, intreccio con il filo con cui sto lavorando. In alternativa posso usare anche il cavetto. Usare il filo è comodo anche perché se il colore è quello che si abbina bene al nostro e il filo è sottile, lavorata la maglia possiamo anche lasciarlo lì. Se un domani vogliamo rifare la scollatura, ci aiuterà a trovare facilmente le maglie da riprendere. Questo è l'inizio del giro. E l'inizio del giro capita qua, in questo punto. Poi a 12 maglie dall'inizio metterò un altro marcapunti, un altro ad altre 12 maglie, questo a 30 maglie, quello centrale, e qua metterò i marcapunti rosa a 30 maglie, 12 e 12. Quindi partiamo. Marcapunti azzurro. Intanto non faccio aumenti. Lavoro una maglia e prendo il mio filo e lo arrotolo attorno al filo con cui sto lavorando. Lavoro un'altra maglia e arrotolo. Lo tengo abbastanza stretto, ma posso anche tirarlo dopo. E sono 3 e arrotolo 4 e arrotolo. E girando sempre nello stesso verso i fili si arrotolano, ma ogni tanto allontanando il lavoro dalle punte per non farlo cadere, possiamo fare così. Adesso non ho spazio davanti alla videocamera. Tiriamo questi fili, ora alzo e tirando leggermente si srotola tutto. Ho lavorato 12 maglie e metto il secondo marcapunti. Giro il filo e ne lavoro altre 12. Con il filino dietro si forma questa, come chiamarla, segnatura. Chi ha le prime armi può anche non farlo, perché ogni volta che lasciamo il filo, giriamo e riprendiamo il filo in mano,
Dobbiamo ristabilire la giusta tensione, altrimenti le maglie potrebbero venirci troppo strette o più probabilmente troppo lasche. Ora lavoro altre 30 maglie e metterò il marcapunti centrale e poi altri 3 dall'altro lato. Ora sembra tutto al contrario, lo scollo a V verrà qua, questi sono i marcapunti e ho deciso di lavorare un ferro tutto a rovescio prima di partire con gli aumenti. Quindi sposto il marcapunti, giro per l'ultima volta il filino e faccio un giro a rovescio che mi crea come una rifinitura, uno stacco. Finito il giro di rovesci, ho cambiato filo e ho fatto un giro a diritto. Ho cambiato anche il ferro perché con questo filo mi ci vuole il ferro numero 5. Questo che non prende ma dà le maglie, posso lasciarlo leggermente più sottile così le maglie scorrono meglio. Nella rifinitura non avevo fatto nessun aumento, si adatterà in automatico alla forma dello scollo. Adesso comincerò a fare 1, 2, 3 aumenti da questo lato prima dei marcapunti, 1, 2 ad entrambi i lati del marcapunti centrale e 1, 2, 3 da questo lato dopo i marcapunti. Un giro sì, un giro no. Poi faremo casomai le correzioni a seconda del fisico. Se avessi avuto una rifinitura più larga, avrei fatto anche qualche aumento qui nella parte centrale, specialmente se fosse stata una costa 1 a 1. Allora avrei fatto capitare una maglia diritta proprio al centro e ai lati di questo diritto avrei fatto gli aumenti. Lavoro l'ultimo diritto, stringo un po' questo filo che avevo tagliato e devo fare il primo aumento prima del marcapunti. Farò gli aumenti ripresi che si lavoreranno come si vedrà dopo. Solo per questa prima maglia lo faccio un po' diverso dagli altri per non interrompere questa catena di maglie rovesce. Entro sotto la barretta del rovescio, trovo quest'altra barretta là dietro, spero che si veda, mi tuffo dietro, prendo il filo e lo porto attraverso queste due barrette, chiamiamole così. Poi sposto il marcapunti e continuo a lavorare. Poi qui stringerò i fili, il giallo che era finito, il verde che è subentrato e qua la catena dei rovesci non si è interrotta. Arrivo al marcapunti successivo. Ed ora in poi gli aumenti li farò così, estraendo la nuova maglia dalla metà della maglia del ferro precedente. Lavoro la maglia che ho sul ferro. Poi non entro in questa maglia che ho appena fatto, ma in quella del ferro precedente. Prendo una metà e ho fatto l'aumento. Sposto il marcapunti e continuo. Qui di nuovo lavoro l'ultima maglia prima del marcapunti, entro in quella del ferro precedente e la lavoro a diritto, così. Se mi trovo più comoda posso anche metterla sul ferro. Arrivo al marcapunti centrale, quello dello scollo a V, e qua faccio gli aumenti prima e dopo.
Ecco, posso prendere questa mezza maglia del ferro precedente, metterla sul ferro sinistro e lavorarla. Sposto i marcapunti e qua prendo la parte destra della maglia del ferro precedente, faccio l'aumento, poi lavoro la mia maglia e continuo. Da questo lato tutti gli aumenti saranno fatti così. Supero il marcapunti, prendo la parte destra della maglia del ferro precedente, la lavoro e faccio l'aumento, lavoro la maglia che ho sul ferro e vado al marcapunti successivo. Se ci riesco, posso lavorare questo aumento anche senza mettere la maglia sul ferro. Ed ecco l'ultimo. Unisco il ferro e poi lavoro un giro senza aumenti. Cominciamo ad adattare la maglia al fisico. Chi ha le spalle larghe, ai primi giri potrebbe fare qualche aumento extra per far crescere la maglia più rapidamente e per farci stare appunto le spalle. Io ho le spalle larghe e ho già fatto 4 aumenti extra all'interno di queste sezioni. Ora sono al sesto ferro e ne faccio altri due. Non li faccio dove sto facendo gli aumenti regolari, ma in mezzo, in modo che siano invisibili. Arrivo a metà sezione e lavoro, per esempio, un aumento intercalato a ritorto. Questa particolare distribuzione degli aumenti e lo scollo a V che si sta formando, in teoria potrebbero anche risparmiarci le lavorazioni che servono ad alzare il nostro collo dietro, a renderlo più anatomico, a coprire il coppino. Però se siamo ingobbiti, qualche ferro accorciato non guasta. Per chi non sa di cosa sto parlando, anche nella maglia più accollata il dietro è sempre più alto del davanti, altrimenti la maglia tira verso dietro, stringe davanti e si scopre il coppino. Qua che stringa davanti non c'è pericolo, grazie allo scollo a V, ma per evitare di avere il collo scoperto, conviene lavorare un po' di tessuto dietro. Esistono diversi modi di alzare il collo, per esempio il metodo giapponese prevede l'aggiunta a sprone finito e nessuno ci vieta di ricorrervi se provando lo sprone praticamente finito ci rendiamo conto di volere un po' di altezza da questa parte. Ma il metodo classico è quello di lavorare alcuni ferri accorciati all'inizio del lavoro. In questo modello non è necessario farlo subito all'inizio, possiamo anche distribuirli lungo tutto lo sprone. I ferri accorciati non fanno il giro completo, ma a un certo punto si fermano e tornano indietro. Arrivano nel punto corrispondente, ripartono e poi di nuovo si fermano e tornano indietro. Si fermano e tornano indietro e così cresce solo una determinata porzione della maglia. Io ne farò tre, uno dopo l'altro, perché me lo posso permettere. Prevedo di lavorare questa riga verde abbastanza alta e la differenza non si noterà, perché bisogna considerare che ogni ferro accorciato corrisponde a due ferri, perché c'è un'andata e un ritorno. Se abbiamo le righe sottili e facciamo su una riga alta così 6 ferri in più sulla schiena, si noterà la differenza. Io adesso sono al nono ferro, quindi non dimentico di dover fare gli aumenti. Faccio il mio aumento e arrivo al marcapunti viola che sta dietro
10 maglie dopo l'ultimo marcapunti di quelli che segnano le sezioni piccole. Arrivo qua, mi fermo, giro il lavoro e ho fatto vedere avvolgi e gira, semplificato, maglia ombra, metodo giapponese, eccetera, però preferisco il metodo alla tedesca per non lasciare buchi, perché se giro il lavoro lascio tutto così com'è, continuo a lavorare quasi forma un buco. Allora, lascio il filo davanti al lavoro, passo la prima maglia e tiro il filo dietro abbastanza forte in modo da girare la maglia e così come se raddoppiasse. Continuo a lavorare a questo punto a rovescio, dato che sono sul rovescio del lavoro. Non sto lavorando più in tondo e mi porto dall'altra parte al marcapunti corrispondente. Arrivo alla fine della parte posteriore della schiena e qua mi fermo e faccio una piccola precisazione che spaventerà qualcuno. Quando ho girato il lavoro qua e sono tornata indietro, non ho fatto nulla di particolare, ho lavorato normalmente a rovescio, perché all'andata al ferro dispari avevo fatto gli aumenti e questo era il giro pari senza aumenti. Però quando arrivo da questa parte, siccome io qua il giro dispari non l'ho completato e dovevo fare gli aumenti, anche da questo lato, ora li devo fare sul rovescio del lavoro. Ma niente paura, si fanno tranquillamente, basta ricordarselo perché magari uno non ci pensa e rischia di farli con un ferro di ritardo quando è sempre sul diritto del lavoro. E invece è ora che è ora. Dunque, io guardando dal diritto, qua dovevo fare l'aumento dopo il marcapunti, estraendo la nuova maglia da sotto questa zampina. Ora che sono sul rovescio, chiaramente questa maglia capita prima del marcapunti. Io la devo fare qui. Quindi lavoro il mio rovescio. Prendo la maglia del ferro precedente, non quella che ho appena lavorato, ma quella del ferro precedente, la metto sul ferro e la lavoro a rovescio. Ho fatto il mio aumento regolare. Quando sarò sul diritto, dovrò ricordarmi di non fare l'aumento da questo lato, dal lato rosa, diciamo. Idem in questo punto. E un aumento anche qui. Arrivo al punto in cui devo girare il lavoro. Giro, lascio il filo davanti, passo la prima maglia in questo modo, non la prendo così, ma la passo a rovescio, tiro il filo dietro, la maglia si gira ed è come se raddoppiasse. Ora continuo a lavorare sul diritto e da questa parte non faccio gli aumenti perché li ho appena fatti. Ora sono di nuovo all'inizio del giro e per questa parte, questo è il giro con gli aumenti.
quindi faccio l'aumento qua, poi lo farò anche qua prima dell'azzurro e mi porterò al marcapunti giallo. Al marcapunti giallo girerò il lavoro, farò la manovra antibuco e tornerò indietro, farò gli aumenti prima dei marcapunti rosa, girerò il lavoro al giallo e poi ripeterò la stessa trafila fermandomi all'arancione e di nuovo all'arancione. Dopodiché ripartirà tutto all'insegna della regolarità. In questo senso il coppino o l'alzata del collo o il collo anatomico giapponese, ognuno lo chiama alla propria maniera, è molto conveniente perché ci evita questo tribolare, ma non c'è da aver paura neanche dei ferri accorciati, basta capirne la logica. Ho girato il lavoro per l'ultima volta ed è come se stessi finendo il ferro pari qua, perciò non faccio nessun aumento. E qui, siccome il ferro pari senza aumenti l'ho fatto tornando dall'arancione all'arancione, sono di nuovo al ferro dispari. È come se stessi ricominciando dal nono ferro. Quelli che ho fatto finora a ferri accorciati sono aggiuntivi e non contano. Quindi faccio il mio aumento e vado avanti. Quando arrivo ai punti in cui avevo girato il lavoro e trovo le maglie girate, come raddoppiate, non lavoro due maglie, ma una sola maglia che avevo fatto per non lasciare buchi. Tutto si è chiuso. Ho lavorato 18 ferri e la linea di aumenti più vicina allo scollo misura circa 10 cm, la rifinitura compresa. Questa linea va da 22 a 26 cm a seconda della statura e può essere anche più lunga se vogliamo una maglia abbondante o con l'ascella scesa. Il bello di questa maglia è che possiamo fare i calcoli, ma possiamo essere anche approssimativi e andare a sentimento, seguendo solo qualche piccola regola, che non è oro colato e non mi prendo la responsabilità. Comunque, in linea di massima, una persona bassa, robusta e targhiata potrebbe aumentare sempre ogni due giri, dall'inizio alla fine. Una normale, ogni due giri all'inizio, per diciamo i primi 10 centimetri, per farci stare comodamente le spalle, e poi ogni tre giri. Una persona alta e magra, all'inizio ogni due giri, magari per i primi 8 centimetri, e poi ogni tre. E anche ogni 4. Ho sentito qualcuno che sul finire le ha fatti anche ogni 5 giri. Chi ha le spalle larghe come me, all'inizio, oltre agli aumenti regolari ogni 2 giri, potrebbe aggiungere qualche aumento extra e poi passare ad aumentare ad ogni 3 giri. Dipende anche da quanto è profonda la scollatura, perché se all'inizio abbiamo avviato molte maglie per una scollatura profonda, è chiaro che dovremo aggiungere meno maglie rispetto a chi l'ha fatta poco profonda. Possiamo fare anche i calcoli precisi. Ad ogni modo, teniamo presente che è normale che il davanti sia più grande della schiena, dopo li riporteremo in pari lavorando a ferri accorciati, ed è meglio che la maglia vesta abbondante. Però questa vestibilità ampia la otterremo con i sottomanica e volendo possiamo allungare lo sprone. Invece all'altezza dell'ascella è meglio avere il numero di maglie che corrisponde alla vestibilità normale, altrimenti qua potrebbero formarsi brutte pieghe. Perciò se voglio fare il calcolo scientifico, considero che la mia schiena dovrà essere larga 46 cm, il davanti 48 e la manica 36.
moltiplicato per il numero di maglie in un centimetro all'altezza dell'ascella, o comunque prima di dividere le maniche dal corpo, dovrei avere 84 maglie per la schiena, 86 per il davanti, 64 per ciascuna delle due maniche, 128, totale 298 maglie. Avevo avviato 120 maglie, perciò devo aggiungere 178 maglie in totale. Intanto sto aggiungendo 8 maglie ogni due giri. Posso mantenere questo ritmo o mi conviene cambiarlo? In 10 centimetri ho 24 ferri, quindi 2,4 ferri in un centimetro. Voglio la linea di aumenti lunga 22 centimetri. 22 per 2,4 dovrà essere alta 52 ferri. Se faccio gli aumenti ogni due giri, 26 serie di aumenti da 8 maglie ciascuna, avrò aggiunto alla fine 208 maglie e sono troppe rispetto a 178 maglie da aggiungere. Vuol dire che devo cambiare ritmo. Ai primi 12 giri ho già aggiunto 9 volte per 8 maglie, 72, più 12 maglie a un perché ho le spalle larghe, ho già fatto 84 aumenti. 178 totali meno 84 già fatti, devo aggiungere altre 94 maglie. 94 diviso 8 maglie alla volta. Devo fare questi aumenti altre 12 volte. Su quanti ferri? Devo lavorare 52 ferri totali, meno 18 ferri già fatti, ne devo fare altri 34. 34 diviso 12, devo aumentare ogni 3 giri. Se qua uscisse un numero non intero, per esempio 3,5, allora potrei fare gli aumenti ora ogni 3, ora ogni 4 ferri. Se fosse, poniamo 3,2, allora farei gli aumenti ogni 3 ferri e ogni tanto ogni 4 ferri. Ad ogni modo, quando ci avviciniamo alla fine, proviamo la maglia ed eventualmente gli ultimi giri li lavoriamo senza aumenti. Quando cambio colore faccio così. Con il nuovo colore lavoro la maglia prima del marcapunti, faccio l'aumento. Conviene cambiare colore quando dobbiamo fare gli aumenti, così è proprio invisibile. Lavoro tutto il giro facendo altri aumenti, finisco il giro con il nuovo colore e per avere un passaggio morbido, la prima maglia del giro non la lavoro, ma posso passarla senza lavorarla, oppure lavorarla come maglia doppia, entrando nella maglia del ferro precedente. Prima avvolgo questi fili, portando il filo vecchio lontano da me, così non lo devo tagliare perché lo userò di lì a breve. E i fili si avvolgono uno attorno all'altro e me lo porto dietro. Quindi, fatto questo avvolgimento, entro per esempio nella maglia del ferro precedente e la lavoro, poi lavoro la maglia aggiunta, visto che qua ho appena introdotto questo filo, stringo e continuo a lavorare questo giro senza aumenti. E in questo modo il passaggio è morbido. Prima tra tante cose me ne era sfuggita una. Avevo avvolto i fili solo in questo punto a due maglie dalla fine. E invece avrei dovuto, lavorata questa seconda maglia, fare un altro avvolgimento. Altrimenti con gli aumenti il filo vecchio si allontanerebbe sempre più dal confine. Così, per esempio, a questo giro faccio l'aumento,
Quindi, per lasciare il filo vecchio sempre vicino al confine, avvolgo ancora, faccio l'aumento e così tra il filo vecchio e il marcapunti c'è sempre una sola maglia. Dopo, quando al giro successivo non farò più gli aumenti, mi basterà avvolgere una sola volta i fili. Ho fatto gli aumenti come da programma, mancano 2 giri alla fine dello sprone. A questi ultimi 2 giri non farò gli aumenti, poi devo distribuire le maglie e lavorare le maniche e il corpo separatamente. Però prima voglio fare un'operazione che aiuta a risolvere un inconveniente che può capitare. Questa maglia non ha nessun problema, la uso solo per far vedere la parte interessata. A volte al confine tra la manica e la schiena è come se mancasse l'altezza, soprattutto alla parte posteriore della manica. Gliela possiamo aggiungere con alcuni ferri accorciati. Per esempio, segniamo un terzo della schiena, la metà della manica e facciamo un'andata e un ritorno da questo punto a questo punto e poi un'andata e un ritorno più vicino al confine. Però prima questo confine lo dobbiamo stabilire. E visto che adesso procederò a dividere le maglie che ho sui ferri, ricordo la questione dei sottomanica. I sottomanica si avviano a nuovo. Io qua avvio 7 maglie del sottomanica, le lavorerò sia insieme al fianco che insieme alla manica. Avevo considerato queste misure, quindi queste maglie per la schiena, il davanti e la manica. Poi ottenevo la vestibilità ampia aggiungendo il sottomanica. Però la vestibilità ampia mi serve solo per il corpo, soprattutto per il davanti. Per la manica 64 maglie devono essere quelle finali. Considerando che andrò ad aggiungere 7 maglie con il sottomanica, per distribuire le maglie che ho già sui ferri, devo sottrarre da 64 maglie finali 7 maglie di sottomanica che devo ancora avviare. E perciò, distribuendo le maglie, per le maniche conto non 64 ma 57 maglie ciascuna. Perciò avrò 84 per la schiena, 57 per le maniche, e quello che rimane lo do al davanti. Mi restano 100 maglie per il davanti, 50 e 50. Poi, quando avrò avviato il sottomanica, ognuna delle maniche avrà le sue 7 e arriverà a 64. E poi darò 4 maglie per parte alla schiena, 3 maglie per parte al davanti, e le misure finali della schiena e del davanti saranno queste. Prima il giro iniziava qui e allo stesso tempo questa era la prima linea di aumenti segnata da un marcapunti azzurro. Poi ne avevo un altro qua e un altro qua e simmetricamente 1, 2, 3 rosa. Ora non mi servono più. Questo è il centro della schiena. Dal centro della schiena ho contato 42 maglie, metà della larghezza della schiena, e questo è l'inizio della manica. 57 maglie e qua finisce la manica e inizia il davanti. Al centro del davanti c'è sempre il suo marcapunti e qua c'è l'altra metà del davanti. I confini della manica, 57 maglie e altre 42 maglie dalla fine della manica per arrivare al centro della schiena. Segnati i confini tra le maniche, il davanti e la schiena. Chi vuole provare questi ferri accorciati tra la manica e la schiena è meglio che lo faccia prima di finire uno degli ultimi giri. La mia schiena è larga 84 maglie, questo è il centro. 84 diviso 3, 28. Dall'inizio della schiena segno 28 maglie e poi lo divido a metà, 14. Della manica prendo la metà.
Sempre 28 maglie, quasi la metà delle 57 che ho, e lo divido a metà, sempre 14. Quindi, lavorando in questo verso, arrivo qua a 28 maglie nella schiena, giro il lavoro, torno a 28 maglie al centro della manica, giro, arrivo qua, 14 maglie della schiena, giro, torno di 14 maglie nella manica e poi proseguo, vado avanti. Da questa parte faccio la stessa cosa, cioè qua inizia la manica, quindi avanzo di 28 maglie nella manica, torno 28 maglie schiena, 14 manica, 14 schiena e poi completo il giro e a quel punto non torno più nel vecchio inizio giro, ma lo stabilisco al confine tra la manica e la schiena. Eccoli questi ferri accorciati. Si vede che qua è più alto rispetto a qua e così la maglia avvolge meglio il braccio dietro. Poi lavoro alcuni ferri con il filo verde e metto le maniche in sospeso. Per mettere in sospeso le maniche uso questo sistema. Ho lavorato la schiena, sono arrivata alla manica. Ora il marcapunti di inizio manica lo sposto. Ho lavorato una decina di maglie all'uncinetto, ho fatto una catenella. Ora chiudo le maglie della manica con l'uncinetto. In questo modo. Entro nella maglia, lavoro la catenella e lascio cadere la maglia. La lascio morbida. Finito di chiudere le maglie della manica, lavoro un altro po' di catenelle abbondante. A me ne servono 7 per riprendere le maglie per il sottomanica. Ma tanto se un codino resta, mi fa solo comodo. Lavorata questa catenella, la giro, qua trovo le gobbine, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Questa è la settima, quindi avvicino questa catenella alla fine della schiena e se ci riesco direttamente con il ferro, se no aiutandomi con l'uncinetto, da queste gobbine riprendo 7 maglie per il sottomanica. Questa è la seconda. Terza, adesso sono scomoda davanti alla videocamera, quindi le riprendo io e poi torno. Ho ripreso 7 maglie per il sottomanica dalle maglie di questa catenella e continuo a lavorare il davanti. Tengo le maglie sempre strette in questo punto che tendono sempre ad allentarsi. Ho finito il davanti, anche qua ho chiuso la manica, ho lavorato la catenella e ho ripreso le maglie del sottomanica dalle gobbine della catenella. Ora lavoro la schiena e praticamente questo sarà il secondo giro del solo corpo, escluse le maniche. Se mentre sto facendo il giro, dopo aver avviato le maglie del sottomanica, vedo le maglie un pochino allentate. Posso fare così, per esempio questa è l'ultima maglia della schiena. Se tiro questo filo, qua la distanza si accorcia. Qua faccio come se volessi fare un aumento, però non lavoro nessun aumento, ma lavoro questa maglia insieme al filo che ho tirato sul ferro. Chiaramente adesso si sono
accorciati di molto, quindi lavoro la maglia stretta e poi lavoro le maglie del sottomanica. Così abbiamo accorciato ancora di più le distanze. Qui posso mettere già la linea del fianco. Avevo detto 7 maglie del sottomanica, di cui 4 vanno alla schiena e 3 al davanti. Quindi la prima maglia avviata davanti è questa, 1, 2, 3. Questo sarà un fianco e qua entro nel davanti. Anche da questo lato, finendo il giro, accorcio i fili perché avevo cercato di tenermi stretta con le maglie, però si allentano. A loro piace così. Quindi questa era l'ultima maglia del davanti. Qua facciamo 1, 2, 3 maglie. Qua segno la linea del fianco e avrò l'inizio del giro a questo punto, in questo punto. Questa è la schiena. Le maniche sono in sospeso, i sottomanica avviati. Sul davanti ho 53 maglie per parte e il davanti è più lungo della schiena. Devo riportarli in pari lavorando a ferri accorciati. Solo la schiena e di volta in volta alcune maglie del davanti, così entreranno nel lavoro a poco a poco.